Ok, dopo una lunga attraversata di Roma più o meno sulla Prenestina, altezza Pigneto a Corviale con i notturni, ho beccato quella che era partita da 10 minuti, quindi ci ho messo 2 ore facendo da Prenestino a Termini a piedi. Poi ho preso il 15, poi e ho preso niente. Sono arrivato qui, ho fatto altri 500-600 metri a piedi, forse 1 chilometro. Vabbè, fra parentesi, ho fatto un pezzo con l'ukulele e non andava male, era figo. Oltretutto non c'era, mi pare che non ci fosse la chitarra. Vabbè, comunque ho fatto questo ukulele, non avevo gli accordi davanti, il pezzo si chiama It's Only a Paper Moon, e quindi sfariamo la balla che non fanno suonare io, cioè non fanno suonare. Ragazzi, a me mi hanno fatto suonare, non sono un mostro. Non ho fatto niente di particolare, zap, zap, zap. C'avevo pure gli accordi davanti, però bisogna saperli, c'era qualcuno di un'uita, ma cioè, non era particolarmente difficile. Infatti un pezzo che era più difficile, no, qui cambia accordo ogni 3 secondi, non l'ho mai provato, non lo faccio. Per il resto ho suonato il trombone, nonostante sia un po' arrigginito col trombone. C'era una trombonista, c'era Marcello Rosa, che per fortuna, vabbè, comunque non ha suonato, non so, per fortuna non ha suonato, per non sfigurare, era meglio che suonava. Comunque, mi ha fatto ritornare la voglia di suonare il trombone, senza levare tempo alla chitarra, ma levando tempo a queste cazzate di internet. Tanto, come si dice, per sintetizzare tutto il mio rapporto con gli ukulelisti italiani, a lavare la testa all'asino si spreca tempo, si perde tempo e sapone. Quindi non ho la prova che ho suonato, ma chi se ne frega, io non vado là a mettere, me frega niente. Prima o poi ci sarà qualche video dove suonerò una jam session. Ovviamente diranno che non è vero, che mi sto inventando tutto, visto che ci sono i testimoni. Se mi rompono i coglioni, faccio nomi e cognomi delle persone con cui ho suonato, che fra parentesi non sono niente male, ma proprio niente male. Non che io, io sono, no, non è che mi hanno ingaggiato con l'ukulele, assolutamente no, io sono almeno questa. Prima o poi devo tagliarmi queste unghie perché poi mi si spezzano. Quindi ne taglio un po', tanto so benissimo che sì, questa va bene, quest'altra non è proprio lunga lunga. Questa pure va leggermente qua. Ah sì, ho cantato. Mi hanno pregato di cantare, cazzo. Ma sono masochisti questi, ma sono pazzi. Ma come? Sono stonatissimo. Meno male che non c'erano quelli dell'ukulele, sennò gli prendeva un attacco di bile. Poi due di questi lonfi, li chiamerò il lonfio, stanno a Roma. Inutile che cercate la parola lonfio. Comunque sapete cosa intendo per lonfio.
Le vie di mezzo tra loffio e tronfio, se proprio un tronfio. Quindi vabbè, erano mesi che mancavo lì da questo riunione. Imagine all the people. Vediamo se cucino, perché questi no, perché questi vanno sopra questi. Questi vabbè. Chiari cinesi, niente di particolare. Non perché tutto quello che è cinese, come io c'ho le chitarre, no, vabbè, cinesi nel senso di quelli, di quei negozi di cinesi dove si trova la roba a poco. Andiamo a intoscare questa roba qui. C'è scritto. Vedi, dati impressi sul lato. 4 giugno. Questo lo do, altri cito pure. Vabbè, ho suonato l'oculele. No, c'è uno che c'aveva sto oculele, sto banjo. Oculele. E non avevo mai visto in vita mia un banjo oculele baritono della Gold Tone. Dice, ma questo è intonato come una chitarra. Poi era più lungo, ma non mi ha sfiorato la mente che fosse un baritono. Perché non ho proprio l'idea che esistano baritoni, banjo oculele baritono. Infatti mi ha detto, no, ma è una cosa strana. Questo è quello che uso. Il pirata del country. Veramente si ho sudato per andare a prendere la il l'autobus e poi è stato tutto inutile perché l'autobus sarebbe passato altri 35 minuti dopo, quindi sono rimasto 35 minuti a fare un cazzo alla stazione Termini. C'è questo libro, I Glossatoni di Otis Monk e Tonic Fraction di Grego. Ora metto qui. Oh, continuate a fare le parodie, le prese in giro mie, perché mi pare che acquisto sempre molti nuovi abbonati, mentre quello che fa, che immette queste cose, non sembra ottenere grandi consensi. Bah. Hai detto.